Bentornati nel mio canale. Oggi prepariamo insieme questa crostata di frutta. Ci occorrono 300 g di farina 00, 100 g di zucchero, buccia di limone o arancia e amalgamiamo. Aggiungiamo una punta di lievito per dolci e 125 g di burro morbido e cominciamo ad amalgamare. La farina deve avere la consistenza della sabbia bagnata. Infine aggiungiamo un uovo e un tuorlo e impastiamo velocemente. Come abbiamo formato il panetto, copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo per un'ora. Io userò questo stampo da 24 cm per una cottura della pasta frolla uniforme e vado solo ad imburrare un po'. Stendiamo la pasta frolla tra due fogli di carta forno e mattarello, dello spessore di 1 cm. Sistemiamo la frolla nello stampo e controlliamo se è tutto a posto, se tutti i bordi stanno bene, altrimenti aggiungete un po' di pasta. Con i ritagli di pasta frolla che vi rimangono potete formare carine decorazioni. Inforniamo in forno già caldo, 180 gradi, per 15-20 minuti ventilato, fino a che sarà dorata, insomma. Adoro questo stampo, è comodissimo. Ora prepariamo la crema, mettiamo mezzo litro di latte intero a scaldare sul fuoco. Sbattiamo 3 tuorli con 125 g di zucchero e vanillina. Aggiungiamo 70 g di farina 00.
Poi aggiungiamo il latte caldo e mescoliamo per bene e poi rimettiamo tutto sul fuoco ad addensare. Quando la crema è pronta, facciamo raffreddare con pellicola a contatto. Quando si è ben raffreddata la crema, assembliamo la crostata. Mettiamo abbondante crema e tanta frutta fresca di stagione a piacere. Infine potete mettere qualche decorazione di pasta frolla e conservare in frigo. Lasciami un like se anche questa crostata ti è piaciuta, iscriviti al canale se non sei ancora iscritta e attiva la campanella. Ciao!